Pace e bene. Un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Giovane Donna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. 25 dicembre celebreremo il Santo Natale. 9 mesi prima, oggi, celebriamo l'inizio di questa storia che Gesù apre in questa nostra umanità, e lo fa attraverso il sì di Maria. Oggi celebriamo la solennità dell'Annunciazione del Signore, che è festa mariana. Attraverso il suo sì alla proposta inaudita di Dio, ecco, Maria consente a Dio di entrare in mezzo a noi, di parlare, diciamo così, alla nostra altezza, per non farci paura, per davvero trasmettere tutto il suo amore. Tutto questo è stato possibile grazie a questa straordinaria donna Maria. A lei rivolgiamo la nostra preghiera, invochiamo la sua intercessione e la invochiamo oggi, ecco, perché possiamo anche noi accogliere nella nostra vita la parola del Signore, possa diventare storia, carne attraverso il nostro impegno quotidiano. E la invochiamo anche come regina della pace, perché possa portare pace dentro di noi, nell'accoglienza del Signore, possa portare pace anche ai popoli in guerra. Pietà di noi, Signore, mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse carne nel grembo della Vergine Maria. Concedi a noi che professiamo la fede nel nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere partecipi della sua natura divina. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio. Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele, perché Dio è con voi. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Sacrificio e offerta non gradisci. Gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero. La tua legge è nel mio intimo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore. La tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. La domanda di Maria che abbiamo ascoltato, ecco, nella pagina evangelica: come avverrà, come può accadere, è una domanda molto umana. È una domanda che viene posta da altri nel Vangelo. Pensiamo a quando, per esempio, Gesù con i suoi discepoli si era portato parlando e attirando molte persone in un luogo desertico. A un certo punto gli viene chiesto: come possiamo trovare qui in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande? Ecco, noi quando ci troviamo di fronte a una situazione che sembra al di là delle nostre risorse da affrontare, ci troviamo così, spontaneamente, sprovveduti, e ci troviamo questo tipo di domanda: come può essere? Come farò a superare questo? La risposta che abbiamo sentito dell'angelo a questa domanda è un invito a confidare. La risposta a Maria: non in se stessa, ma in Dio. Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. A questo punto Maria, a Maria si chiedeva davvero tanto, non si chiedeva di assumersi questo compito però enorme, diventare la madre del Figlio di Dio da sola, ma sulla base delle sue sole risorse, per quanto una straordinaria donna. Però, capendo che è all'opera Dio, Maria si arrende all'impegnativo compito attraverso la sua fede. Può dire: eccomi, eccomi, avvenga per me secondo la tua parola. Ecco, questo racconto dell'Annunciazione ci insegna allora che la nostra risposta agli inviti di Dio, perché ciascuno è raggiunto da inviti di Dio nella sua vita, se si mette in ascolto, ecco, è una risposta che non sarà mai facile, comporterà sempre una certa perplessità, una certa riluttanza, addirittura una certa lotta, per tanti motivi: per il nostro senso di inadeguatezza, per il timore di non farcela, a differenza di Maria, per la consapevolezza anche dei nostri limiti, dei nostri peccati. Pure Maria, ecco, la vediamo qui, la prendiamo anche come modello di discepola, modello di fede, di una fede che confida nella forza, nella presenza, nella fedeltà di Dio. E poiché confida in questo, è pronta, è all'opera, è a disposizione di Dio. Importante allora che questa domanda
come può essere, nelle situazioni più diverse dove sentiremo venire, ecco, questa domanda sia posta in un contesto anche per noi di ascolto, in un contesto di fede riflessiva che cerca di capire, perché anche Maria non ha avuto tutto limpido, tutto luminoso. Il Vangelo ci dice più di una volta che Maria custodiva queste cose meditandole nel suo cuore. Maria dava credito a Dio anche quando non era tutto evidente, però così la parola di Dio rimaneva dentro, aveva la possibilità di mettere radici. Ringraziamo allora nostro Dio per avere scelto bene, potremmo dire, ecco, avere trovato questa donna che noi guardiamo come nostra sorella e vogliamo seguire in questo suo percorso, percorso di fede. E ci insegna anche un'ultima cosa, che la nostra relazione con il Signore può essere personale, ma non è mai privata, perché attraverso il suo sì, per il suo sì e dietro il suo sì di Maria c'è il sì, ci sarà il sì di tanti uomini e donne, discepoli del Signore, compreso il nostro. E forse attraverso e dietro il nostro sì ci può essere il sì di altre persone che incontrano il Signore Gesù. Rinnoviamo la nostra fede cristiana. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, che il regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto.
pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva le nostre mani questo sacrificio per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli con bontà, Dio Onnipotente, l'offerta della tua Chiesa, perché riconoscendo le sue origini nell'incarnazione del tuo Figlio unigenito, esulti di gioia in questa celebrazione dei suoi misteri, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. All'annuncio dell'angelo, la Vergine accolse nella fede la Tua parola e per l'azione misteriosa dello Spirito Santo concepì e portò in grembo con ineffabile amore il primogenito dell'umanità nuova, che doveva compiere le promesse di Israele e rivelarsi al mondo come il Salvatore atteso dalle genti. Per questo mistero le schiere degli angeli adorano la tua gloria e per l'eternità si allietano al tuo cospetto. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. La nostra preghiera di intercessione anche questa mattina per i defunti Cesare e Adele. Insieme vogliamo presentare quello che abbiamo nel cuore a Dio per intercessione di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sono.
Preghiamo. O Padre, che ci hai accolti alla tua mensa, conferma in noi il dono della vera fede, perché riconoscendo nel Figlio della Vergine il tuo Verbo fatto uomo, per la potenza della sua risurrezione possiamo giungere alla gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Invochiamo anche l'intercessione di San Leopoldo. O Signore Gesù, nostro Creatore e Salvatore, nella tua vita terrena ti sei fatto vicino ai malati e agli sfiduciati. Guarda con compassione coloro che soffrono a causa del tumore. Assisti quanti sono a servizio della salute e della malattia. Sappiano coniugare sempre la competenza professionale con una premurosa disponibilità. Illumina i ricercatori nella scoperta di nuove cure. O San Leopoldo, tu hai consolato tutti coloro che si accostavano a te e li affidavi alla Vergine Maria. Fa che nella grande preoccupazione per questa malattia fiorisca la gratitudine per la vita e la speranza che la salute ritorni. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Amen.